Zero limiti, 100 opportunità è il messaggio lanciato dal tavolo del convegno Ambiente e Territori, il ruolo dei parchi marini e delle aree marine protette, tenutosi ieri nella sala consiliare di Praia a Mare. Politica regionale, ricercatori e presidenti delle aree marine protette che vanno da Isola Capo Rizzuto alla Riviera dei Cedri, tutti presenti per ribadire l'importanza di queste isole felici, viste dai più come ostacoli. E il primo a promuovere questa nuova cultura ambientalista è stato l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Francesco Pugliano. Presidi che cercano di tutelare, di salvaguardare l'ambiente, ma nello stesso tempo utilizzare come tesori, come patrimonio naturale e ambientale sul quale patrimonio poter investire politiche di sviluppo. È nostro compito vedere come far pensare all'ambiente in Calabria ad un punto di forza. Sinergia tra enti e dibattito propositivo con la popolazione, questi gli obiettivi del tavolo per il presidente del Parco Marino, Riviera dei Cedri, Civia Castorino. Essere più uniti, seguire una logica di sinergie con tutti gli enti preposti, quindi con i sindaci, con la regione, con la provincia, per cercare di dare finalmente una svolta a questo annoso problema sull'ambiente e sul territorio e quindi organizzare assieme tutto quello che c'è da organizzare per poter raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di dare una visione del nostro territorio sempre più pulita e più bella. Non solo parole, ma anche azioni concrete. Nel corso del convegno, infatti, è stata presentata la proposta di legge per la tutela e la salvaguardia della Poseidonia oceanica. I praterii di Poseidonia oceanica sono un sistema ecologico complesso che vive esclusivamente nel Mediterraneo. Sono molto importanti perché ossigenano i fondali e creano, diciamo, un luogo di nidificazione, di ricovero per diverse specie, sia animali che vegetali. Un ruolo importante delle praterie di Poseidonia oceanica è nel contenimento dell'erosione costiera. Ma se da una parte si propongono leggi, dall'altra bisogna promuovere una nuova sensibilità ecologista, missione affidata alla scuola e all'università. L'obiettivo? Sradicare la cultura dello sfruttamento intensivo dell'ambiente. Questa è una cultura che va sradicata perché lo sfruttamento intensivo a breve termine è un qualcosa che non paga, che avrà delle ricadute economiche sicuramente a breve termine e che non garantisce la sostenibilità della risorsa ambientale e quindi la garanzia per le generazioni future.